Roberta Bruzzone, ecco chi è suo marito. Roberta Bruzzone è una delle criminologhe più note in Italia. Tutti la conoscono per il suo lavoro e per la sua opinione sui casi di cronaca nera più celebri. In pochi però sanno con chi si è sposata la Bruzzone, che tendenzialmente non ama parlare molto spesso della sua vita privata. Dal 30 giugno 2017, la Bruzzone è felicemente sposata con Massimo Marino, dopo la fine del suo primo matrimonio, con Massimiliano Cristiano, iniziato nel 2011 e finito nel 2015. Massimo Marino, nella vita, è un funzionario di polizia e l'incontro con Roberta Bruzzone è avvenuto a una cena, forse perché i due frequentano ambienti simili in considerazione della loro professione. Marino ha svolto dei lavori anche all'estero e, come raccontato dalla stessa Bruzzone, ha trascorso 2 anni presso l'ambasciata di Kabul. Questo è avvenuto proprio all'inizio del loro fidanzamento, e secondo la criminologa si è trattato di una prova per certi versi positiva per il loro amore. La distanza e le difficoltà hanno fatto in modo che entrambi potessero capire la profondità del loro sentimento. Ovviamente le cose sono andate per il verso giusto e la Bruzzone si è detta profondamente orgogliosa dell'uomo che ha accanto, anche per il modo in cui hanno affrontato quei 2 anni di distanza in una situazione difficile. Intervistata Vieni da me, ma anche sui suoi social, Roberta Bruzzone ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua storia d'amore con Massimo Marino. I due si sono conosciuti a una cena, ma nello specifico sono rimasti colpiti l'uno dall'altra di fronte a una grigliata. La Bruzzone ha dichiarato che entrambi sono persone di sostanza, che pensano alle cose importanti e lei rimase fin da subito colpita dalla sua abilità. Da lì è iniziata la loro relazione, e la criminologa ha dichiarato che è il primo uomo che abbia amato così tanto e senza limiti. Nella loro vita ci sono delle regole, infatti, hanno preso l'impegno di non portare il lavoro a casa, visto che entrambi hanno dei lavori molto impegnativi. Massimo Marino è molto protettivo ed accompagna dappertutto Roberta Bruzzone agli eventi pubblici e si assicura sempre che non le succeda niente. La Bruzzone ha anche scherzato sottolineando che la parte più dolce di suo marito emerge di fronte a un gatto. I due quindi hanno una bellissima storia d'amore. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Massimo Marino e sapevate che fosse il marito di Roberta Bruzzone? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.